Il libro Amaldi qua spiega le stesse cose, che le onde elettromagnetiche trasportano non solo l'energia ma anche la quantità di moto. Si può dimostrare che se un corpo assorbe dall'onda un'energia E, riceve, grazie alle interazioni con le cariche che si trovano al suo interno, una quantità di moto nella direzione di propagazione dell'onda. Quindi questo corpo, cioè la superficie S', è spinta nella direzione di propagazione dell'onda e riceve una quantità di moto data dall'energia diviso C. Se il corpo è metallico e riflette l'onda elettromagnetica, subisce una variazione doppia della quantità di moto. Qui c'è poi la dimostrazione che abbiamo visto nel video precedente, e cioè come si ricava la pressione di radiazione, la forza fratto l'area. La forza è l'impulso, cioè la quantità di moto acquistata dal corpo, dalla superficie, diviso il tempo durante il quale agisce la spinta dell'onda e quindi il trasferimento di quantità di moto. Ma questa quantità di moto abbiamo visto prima che è l'energia diviso C, quindi questa è la forza che spinge la superficie, andiamo a sostituire al posto della forza e abbiamo l'energia assorbita dalla superficie per unità di tempo, quindi l'energia nel tempo per unità di superficie che è l'irraggiamento. E quindi la pressione di radiazione è l'irraggiamento, cioè l'intensità luminosa diviso C. Infine, qua il libro propone una spiegazione intuitiva dell'origine di questa spinta, di questa forza che riceve la superficie, cioè il corpo investito dall'onda, nella stessa direzione dell'onda. Fa vedere che una particella carica positivamente, per esempio, che sarebbe una delle cariche presenti, delle tante cariche presenti nel corpo, viene spinta con una forza nella direzione di propagazione dell'onda. Le figure non sono molto chiare con i simboli utilizzati, però quello che accade dovrebbe essere questo, che arriva in questa direzione l'onda elettromagnetica con il campo elettrico rivolto verso l'alto, il campo B, induzione magnetica, rivolto perpendicolarmente. Quando questo campo elettrico si propaga fino a giungere alla carica, finalmente arriva sulla carica e la muove un pochino verso l'alto, perché esercita sulla carica la forza elettrica, Coupéré. Siccome la particella è carica positivamente, subisce una forza elettrica nello stesso verso del campo, quindi la particella viene spostata e acquista una velocità verso l'alto. Ora che la particella si muove, sente anche il campo B, il campo induzione magnetica, infatti sente la forza di Lorentz. Se la particella stava ferma non la poteva sentire, ma siccome la particella si sta muovendo verso l'alto, con una certa velocità indicata qui con delta V, allora subisce la forza di Lorentz Q delta V vettore B. E utilizzando la regola della mano destra, la seconda regola della mano destra, mettendo il pollice verso la velocità, quindi verso l'alto, l'indice verso il campo B, la forza di Lorentz subita dalla particella va nella direzione di propagazione e dovrebbe essere questa freccia rossa. Quindi riassumendo, il campo elettrico fa oscillare la particella in alto. Ora che la particella si muove, può sentire la forza di Lorentz che la spinge nella direzione di propagazione dell'onda. Dopo mezzo periodo d'oscillazione, qui arriva il campo elettrico rivolto verso il basso, la particella quindi va in basso, il campo induzione magnetica anche è rivolto dall'altra parte, quindi verso destra. Applicando di nuovo la regola della mano destra per calcolare la forza di Lorentz, abbiamo di nuovo che la forza di Lorentz spinge nella direzione di propagazione. Infine la stessa cosa accade con una particella di carica negativa che all'arrivo del campo elettrico rivolto verso l'alto viene tirata verso il basso con una forza che la tira giù, quindi acquista una velocità in basso, ma poi con questa velocità interagisce con il campo induzione magnetica e comunque sente una forza, da parte, la forza di Lorentz da parte del campo magnetico, una forza che la spinge lungo la direzione di propagazione dell'onda. Quindi in tutti i casi la particella è spinta verso la direzione di propagazione dell'onda e come lei tutte le altre particelle che si trovano all'interno del corpo. Quindi tutto l'oggetto è spinto in questa direzione e questa appunto è la forza che poi dà origine alla pressione di radiazione.